Noi siamo un gruppo che ha cercato durante tutti questi 25 anni di fare un discorso. La nostra filosofia è stata quella di continuare a raccontare le cose che ci interessava raccontare. A un certo punto arrivò il punk, che era come una cosa che sovvertiva le regole. Cioè diceva, se tu anche non sai suonare, ma hai qualcosa da dire, tu sali sul palco, provaci e dillo e fallo. L'attitudine, secondo me, è uno degli elementi che consiglierei a un musicista giovane, a chi si approccia con la musica. I Casino Royale, secondo me, sono rappresentativi in questa cosa, perché hanno comunicato con migliaia di modi diversi di esprimersi con la musica. Ognuno ha bisogno dell'altro per poter avere quell'amalgama e arrivare a quella cifra totale che è Casino Royale. Da solo o da soli valiamo di meno. Un elemento fondamentale della curiosità è l'insicurezza, ragazzi. Cioè, se tu ti senti che non sei il meglio, cerchi di far meglio, per cui vai avanti. Quando abbiamo cominciato a cantare in italiano mi sono subito reso conto che il livello di empatia col pubblico poteva esserci, non tanto semplicemente per il momento legato al live, all'intrattenimento, all'energia, ma c'era un livello di condivisione che uno diventava confidente dell'altra. E questa cosa qua secondo me ha fatto un po' la differenza, perché abbiamo cominciato ad avere un pubblico che si legava a noi proprio anche per l'immaginario condiviso, la parte emozionale, i racconti di vita, e non tornerei mai indietro. Secondo me alla fine il confronto con la gente, con gli altri, ti aiuta a sentirti meno solo, anche in una città come Milano, che è una città abbastanza tosta, selettiva, meritocratica per modo di dire, vorrebbe esserlo ma non lo è, per cui ti crea molte frustrazioni, soprattutto nel mondo dell'espressione artistica, della comunicazione, della musica. È dura essere musicisti in una città così, in una realtà come l'Italia, per cui bisogna, come diciamo in un pezzo, prepararsi a non arrivare, è uno dei consigli che diamo, perché questa cosa la fai per passione, poi può anche andare male, puoi anche non diventare un artista di successo, però lo fai per esprimere te stesso e condividere questa tua energia. La musica ci ha dato tanto e continua a darci tanto, ed è, come dire, uno strumento di sopravvivenza ed equilibrio per noi. Cioè è importante che la gente viva questa cosa anche in questo modo.